Sei su voci.fm. E continuiamo sempre con le grandissime, bellissime voci. Quest'oggi abbiamo al telefono una voce romana, una giovane voce romana molto molto bella, interessante. Abbiamo qui con noi Ughetta Donorascenzo. Ciao Ughetta, come stai? Ciao, bene, grazie. Che bella presentazione. Ho detto la verità. A parte che sei appunto, come ho detto, una voce giovane, sei anche mia coetanea, quindi giustamente noi siamo giovanissimi ancora, quindi abbiamo... Certo, noi siamo giovanissimi. Esatto. Esattamente, e abbiamo quindi ancora una, se si può chiamare, carriera in ascesa, ecco, che quindi ne abbiamo ancora da dire. E tu, insomma, pur essendo giovane, hai fatto delle cose molto interessanti e io ne volevo appunto parlare in questa intervista appunto dedicata a te. Comincio con la prima domanda: come è iniziato il tuo percorso recitativo? Allora, guarda, il mio percorso è iniziato a 19 anni perché mi sono diplomata in lingue, dopodiché chiesi ai miei genitori una sorta di anno sabbatico perché volevo togliermi la soddisfazione di appunto di studiare quello che poi era la mia passione già, il teatro. Certo. Quindi la recitazione. Io ho fatto tanti anni di danza quando ero piccina, quindi ho scoperto il palcoscenico, diciamo, ballando. E quindi piano piano, insomma, questa passione è cresciuta e allora volevo togliermi questa soddisfazione, ecco, mettiamola così. E non pensavo, ovviamente, pensavo appunto di togliermi la soddisfazione, punto, non pensavo ad un percorso, ecco, lavorativo, e invece piano piano, insomma, è venuto da sé. Mi sono ovviamente con tanto impegno e con tanta applicazione, e piano piano, insomma, eccoci qua. Questo anno di recitazione alla scuola Ribalte, sì. Una scuola di Roma che purtroppo credo che non ci sia più, che era diretta da Enzo Garinei. Ah, cavolo. E il grande Enzo. Grandissimo. Meraviglioso, devo dire. Avevo un sacco di insegnanti stupendi, fra cui Francesca Draghetti. Ah, cavolo, anche lei. E quindi, esatto, e quindi grazie a Francesca, e poi piano piano, anche dopo l'anno accademico, ho cominciato ad avere esperienze, insomma, sul campo teatrale, sia come attrice che come aiuto regia. Ho fatto un sacco di esperienza e grazie a lei ho conosciuto, sono entrata per la prima volta in una sala di doppiaggio. Nel doppiaggio, certo. Esatto, quindi ho iniziato ad assistere e mi sono innamorata. Certo. Piano piano, insomma, è andata così. Ho visto, tra l'altro, che come attrice hai anche partecipato al film Ti stramo, diretto da Pino Insegno, quindi insomma anche lì un collegamento sia col doppiaggio che con Francesca Draghetti, perché loro ovviamente erano la famosa premiata ditta. E come quindi, no, certo. E quindi, insomma, certo. Pensa, prima di Ti stramo avevo avuto anche occasione, insieme a tanti altri ragazzi, sia della scuola di Balte, di Enzo Garinei, sia della scuola Corrado Pani di Pino Insegno, che poi ho fatto dopo, successivamente, ho fatto un sacco di scuole e ho studiato tantissimo, e ci hanno dato l'occasione di girare insieme a loro l'ultima stagione della premiata ditta. Ah, quindi, cavolo, abbiamo avuto anche quella come esperienza, che fu veramente divertente. Sono cresciuto con i loro sketch, quindi insomma posso immaginare. Anch'io, quanto... io mi ricordo che alle elementari li vedevo, penso, e dicevo: voglio essere così. Che bello, che bello. E ci sei finita a lavorare, pensa che culo. È stata una bella soddisfazione. Ti credo. Comunque, ritorniamo al doppiaggio. Hai detto quindi che sei entrata grazie a Francesca Draghetti, che ti ha appunto introdotto. Mi ha iniziato a far assistere, ovviamente, mi ha fatto iniziare appunto l'approccio al leggio, e piano piano poi, ovviamente, no, come tutte le mamme, certo, mi ha lasciato, no? Ha detto: adesso vai. Sei grande adesso, cammina con le tue gambe, come si suol dire. Esatto. Grazie a lei, appunto, con il teatro ho avuto occasione anche di lavorare con Roberto Stocchi, sì, e con Gerola Marchieri e Antonella Alessandro, tutti, oltre che bravi attori, anche bravi doppiatori e anche direttori, sì, doppiaggio. Sì, quindi, sì, insomma, sì. Da lì, diciamo che poi ho iniziato a conoscere e a farmi conoscere da altri direttori, e quindi sì, diciamo che con loro, ecco, ho iniziato. E infatti io adesso ho fatto una piccola selezione delle cose che hai fatto, spero ovviamente che sia di tuo gradimento, e cominciamo con Quella casa nel bosco. Ah, ok, beh, è stato quasi, credo, il mio primo film.
e con Massimiliano Alto, che ha avuto veramente tanta pazienza perché io ero agitatissima, ma veramente molto molto agitata, e come tu sai meglio di me, l'agitazione, diciamo che nella voce è la prima cosa che si sente, no? Sì, l'emozione è lì che va poi a intaccare, no? E quindi insomma sì, devo dire, Max ha avuto tanta pazienza, io ero veramente molto emozionata. Sì, però diciamo che anche l'emozione, soprattutto se c'è un bravo direttore dietro, si riesce a veicolare nella maniera giusta, come tu poi hai fatto in questo lavoro qua. Sì, assolutamente. No, l'ho visto e devo dire che mi è piaciuto, un film horror molto molto carino. Vabbè, poi molto carino, sì. Mi piaceva anche a me. Mi pare che gli sceneggiatori erano gli stessi di Lost, possibile? Sì, se non sbaglio, okay. Sì, non ne sono sicuro al 100%, ma mi sembra di sì. E quindi si vede anche un po' la mano, perché comunque. Esatto, sì. Sì, era molto affascinante. Passiamo poi alle serie TV. Tu qui hai un ruolo qua di spicco, New Girl. Ah, sì, lo adoro, sì, sono molto affezionata. Diciamo che sono nata e cresciuta un po' con Cici. Quindi sì, è stato il primo ruolo che insomma mi ha dato Roberto Stocchi. Esatto. Sì, sono molto affezionata anche alla serie, devo dire, era proprio bellina. Sì. E poi tra l'altro una serie molto, molto leggera, che fa anche vedere un doppiatore come riesce appunto a cambiare, no? A passare magari da un film un po' più tetro, come appunto quella Casa nel Bosco, a una commedia, una sitcom in questo caso, molto carina, molto, molto leggera e molto veloce soprattutto, perché sì, le serie sono molto, molto brillanti. Ecco. Sì, e ovviamente appunto per sitcom devi avere anche un approccio recitativo, no? Insomma, di un certo tipo, a me piace molto. Certo. Adesso poi da The New Girl passiamo a The Nick. Altra bellissima serie, mi è piaciuta moltissimo. Sì, tu hai doppiato Ariel Goodman, un'investigatrice se non sbaglio. Sì, una giornalista. Una giornalista, esatto, una giornalista investigativa, esattamente. Sì, che per i tempi, insomma, era bello, era interessante, no? Una donna che insomma si occupasse di appunto investigare su cose, quindi insomma sì, era una bella tipa. Poi invece andiamo su un'altra serie, sempre, dove tu qui hai un ruolo piccolino, però io ho voluto metterlo lo stesso perché, devo essere sincero, è il ruolo in cui ho cominciato a riconoscerti, diciamo. Che lì ho detto, ah, chi è questa voce? Andiamo a vedere, ah, Ughetta d'Onora Scienza, e da lì, insomma. Oddio, che cosa metti fuori? True Detective. Per me è stato proprio un onore, proprio un bellissimo lavoro. Una gran bella serie, tra l'altro. una serie pazzesca, devo dire tutte le stagioni. Poi sì, io sono particolarmente affezionata alla prima e l'ho vista da appassionata di serie TV, l'ho vista penso 5-6 volte. E beh, ne vale la visione, sì. Esatto, e beh, è stata un'enorme occasione, insomma, poi il direttore Rodolfo Bianchi è veramente un top, è un grande, quindi sì. è sempre molto bello e molto importante avere queste occasioni, perché ti danno, insomma, ti danno la possibilità di imparare, di crescere, di migliorarti, di capire anche tante cose. Quindi sì, per me è stato proprio bello, devo dire. Sì, infatti io, diciamo, ecco, se devo essere sincero, mi è rimasto impresso la bravura dell'attrice in un senso particolare, se tu ti ricordi della serie, nel senso che quell'attrice era molto brava, ecco, come l'attrice. Ma che hai doppiato. Però tu mi parli della seconda stagione, perché io ho fatto un personaggio alla prima e poi avevo il personaggio alla seconda. No. La prima, ti dicevo, la prima. Okay. Perché io ho visto la prima, in realtà. Perché erano tutte e due molto, molto, molto belle. Sì, ecco, quello volevo dire, è stata molto brava. È stata molto brava. No, comunque mi è rimasta, appunto, come ti ho detto, da lì mi sono incuriosito. Sì, c'era una scena particolarissima, in effetti, ho capito forse a cosa ti riferisci. Ecco. C'è stata una scena, insomma, di approccio, mettiamola così. Approccio, esatto, con uno dei protagonisti. Esatto, è bello lungo, è bello intenso. Sì, insomma, è stato un po' imbarazzante. Ho rischiato di sferire. Iperventilazione. Esatto. Con Pino Insegno, tra l'altro, che lui doppiava Woody Harrelson.
Esatto, esatto. Quindi no, ovviamente immagino che non l'avrete fatta insieme la scena. Non l'abbiamo fatta insieme. No, io credo che non ne saremmo usciti. No, mi sa di no, mi sa di no. E tra l'altro il buon Pino Insegno diceva che, facciamo questa, apriamo questa piccola parentesi, che lui aveva proprio cominciato con film, a doppiare film, insomma, di quel genere lì, ecco, molto, molto particolare. Sì, anche io sapevo questa cosa. Sì. Perché insomma ti davano possibilità di stare in sala e in più di farsi insomma due soldini, ecco. Sì. Perché no? Certo. Sì, oggi purtroppo non è più possibile, però chiaramente i tempi cambiano. Abbiamo globalizzato anche quello. Esatto. Comunque, ritorniamo seri adesso. Passiamo a un'altra serie TV dove tu fai un bel personaggio, Rick e Morty. Oh, sì. Mi piace tantissimo. Sì, cartone animato, cartone, quindi anche difficoltà maggiore, perché di nuovo si cambia, insomma, c'è differenza nel doppiare appunto un personaggio in carne e ossa e invece un cartone animato. Assolutamente, certo. Devo dire che insomma il cartone, quel cartone soprattutto ti aiuta molto, è fatto molto bene, quindi anche in originale è fatto proprio bene, quindi basta veramente solo seguire quello che devi essere bravissimo a emulare quello che poi è già un prodotto perfetto. È stato molto divertente, io lo adoro, secondo me gli autori sono dei geni veri. Sì. È divertente, poi il mio personaggio Summer fa molto ridere, perché è un po' una ragazzina, no? Devi trovare il giusto equilibrio fra l'arroganza adolescenziale e quello che però è anche una tenerezza, no? Di una, certo, ragazzetta, di una ragazzetta minorenne, perché insomma è vicina, però molto veglia, molto, no, molto determinata, molto dinamica. Tu sei sorella? Tu sei sorella? Sì. E poi infatti il rapporto con Morty, il fratello, mi fa troppo ridere, sono troppo divertente. Ti sei immedesimata, diciamo. Sì, tantissimo. Guarda, ho finito di mattina, ho regalato il tuo pacchetto, la stanza, o il portachiavi di tutti i dinnoli. Bene, allora vuol dire che l'ho azzeccata questa serie, ti piace molto. Sì, anzi che l'hai tirata fuori, perché ne sono veramente orgogliosa. Ma figurati. Torniamo al cinema, Game Night. Oh, sì. Sì, diretto da Oreste Baldini, tra l'altro. Sì. Che lui è un matto, ma nel senso buono, ovviamente. Assolutamente sì. Che quello è stato veramente divertente. Anche lì mi sono divertita tanto. Oreste è bravissimo anche a tirar fuori quello che è il tuo, no? La tua ironia. Sì. da poi insomma, come si dice, trasferirla sul personaggio. Esatto. E insomma, spero di esserci riuscita. Io mi sono divertita tantissimo e il film è proprio divertente. Se, come commediola, anche per passare una serata piacevole, se chi ci ascolta non ha avuto occasione, lo vedesse, perché è proprio carino. Sì, secondo me. Sì, molto molto. Però... carino. Adesso ne approfitto per chiederti, sta la situazione. So che le sale di doppiaggio adesso si sono rimesse un po' in moto. Tu hai ricominciato a lavorare, c'è qualche piccola novità, insomma, che puoi dire, qualche magari di lavori che stai facendo in questo momento? Guarda, allora ti posso dire, sì, abbiamo ripreso piano piano a lavorare, quindi insomma ci tengo anche a dire che siamo veramente una categoria fortunata, no? Rispetto a, insomma, ai nostri colleghi attori e tutte le figure che insomma riguardano questo, il nostro ambiente. Sì. Sia nel cinema che nel teatro è un momento veramente molto difficile, quindi mi sento grata e mi sento molto fortunata, ecco. E abbiamo ricominciato piano piano e ho adesso preso, insomma, abbiamo iniziato una nuova serie turca che sembra insomma molto molto carina, e per il resto sono in attesa come tutti i miei colleghi, parlo ovviamente di attori. E dovevamo andare in scena a marzo con uno spettacolo al Teatro Ghione, che è un teatro molto bello di Roma,
e ci hanno chiuso tutto, quindi insomma stiamo capendo come e quando, e siamo in attesa di capire insomma se la nuova stagione si riprenderà a settembre o direttamente nel 2021, insomma, quindi siamo un po' in stand by. Purtroppo il teatro è tra i campi che sta soffrendo di più, infatti è una cosa che mi dispiace. Io anche conosco persone che fanno solo teatro prevalentemente e quindi purtroppo sono fermi e speriamo. E per il resto, guarda, no, ti posso dire che ho ricominciato veramente da pochissimo, da qualche giorno, e quindi per le poche cose che ho fatto mi è capitato di fare qualche documentario e qualche personaggio della serie, non so se la conosci, quella del dottor Nosaradan, si chiama così, il medico famoso che fa dimagrire tutti. Ah sì, lo conosco, sì, cioè non la seguo, ma però lo conosco. Però lui è diventato famosissimo, a me fa molto ridere, molto ridere anche i meme che fanno su Facebook. Sì, vabbè, vedi. Lui, sì, ecco. Sì. E quindi sì, ho fatto insomma qualche personaggio di puntata della serie e questo, dai, ricomincio piano piano. Magari se ci risentiamo fra un po' saprò informarmi. Esatto. E vabbè, guarda, basta che mi dai l'esclusiva, perché sennò poi vieni bombardata da un sacco di persone che vogliono intervistarti e poi ti dimentichi, quindi ma non credo che ci sarà questo rischio, però va bene, dai. Ma non si sa mai, non si sa mai. Infatti adesso voglio concludere facendoti una domanda, visto che appunto giustamente la carriera è ancora giovane in quel senso, anche se comunque ripeto tu sei brava e di cose ne hai già fatte molto belle e importanti, volevo chiederti se c'è un'attrice anche famosa, insomma, che ti piacerebbe doppiare. Ma oddio, guarda, oddio, sai che forse non ci ho mai pensato a questa cosa. Cioè, ecco, mi piace moltissimo vedere film e studiarmi i ruoli di attrici che stimo tanto per studio e per passione. Certo. Quindi sì, insomma, ce ne sono di attrici che, oddio, mi viene da dire seguo, ecco, che mi piace insomma vedere, studiare e doppiarle. Non so, sarà che le attrici più forti sono doppiate da delle colleghe che adoro e stimo alla stragrande, quindi certo. No, forse non mi è mai venuto in mente questa cosa. Chi lo sa. Ci dovrei pensare, dai, chissà, vediamo. Okay. Allora non mi sento all'altezza delle mie colleghe che doppiano le top, ecco, secondo me ci stanno bene loro, anzi sono affezionata alle loro voci su quei volti, quindi certo. No, questa cosa non ci ho mai pensato, in certo. realtà. Certo, e vabbè, dai, avrai tempo comunque anche tu, giustamente. Magari fa un pochino, chissà, magari esce fuori qualche giovane nuova promessa. Chi lo sa, chi lo sa, dai. Chi lo sa, speriamo. Va bene, Ughetta, io ti ringrazio moltissimo di essere stata ospite qui da noi su voci.fm. Grazie a te, Alessandro, mi ha fatto molto piacere. Anche a me, è bello intervistare comunque dei colleghi e abbattere anche le distanze, perché insomma, io Torino, tu Roma, però siamo tutti quanti uniti, facciamo tutti insieme un bel lavoro. È bello anche abbracciarci così. Esatto. Per ora un abbraccio virtuale, poi speriamo in seguito, esatto, quando finirà questa cosa di potersi abbracciare anche fisicamente, ecco, magari in sala. Va bene, magari la prossima la facciamo dal vivo. Va bene. Per tu l'intervista, dai. Va bene, volentieri. Grazie Ughetta e a presto. Grazie a te, grazie a tutti. Voci.fm, il sito delle voci.